titolo dell'intervento X.0 qualcosa, a che serve se non ci sono dietro le persone? Ma messo un po' chi mi conosce sa che non è messo a caso, chi non mi conosce capirà dal discorso. Chi non conosce la cosa? Chi è che non conosce? No, è scontato che magari quando siamo infiati ad uno strumento che utilizza internet per comunicare, che mi permette di fare, io invio un messaggio, lo riceve un tot di persone e chiunque delle tot persone può rispondere e lo ricevono sempre tutte le persone, voi cosa pensate? Una domanda. Cioè, che strumento stiamo pensate? Stiamo leggendo i... Pensiamo a te. Mi intervento sulle mailing list. Pensa un po'. No, scherzi a parte. Twitter non fa altro che fare... offrire un servizio che per chi non è 2.0, per chi è 1.0, per chi utilizza solo internet, per cui internet è solo Google, ricerca e posta elettronica, Twitter non fa altro che replicare un servizio che tutti utilizzano. Voi ridete, però se avete in mente le mailing list come funzionano, se qualcuno di voi ha così anni sul web da ricordarsi i gruppi Yahoo, ancora prima dei gruppi di Google, che sono venuti dopo, i gruppi Yahoo, altro non servivano che creare delle mailing list, cioè inserisco tot utenti, 10, 15, 20, quanti ne permettevano, creo il gruppo aperto o chiuso e invece di mandare 10 mail, io ne mando una all'indirizzo della lista, arriva a tutti, a chi arriva può rispondere e risponde a tutti. E non parlo di Twitter fa la stessa cosa, solo qual è la differenza tra 1.0 e 2.0 secondo me? È che il gruppo chiuso lo si creava ad hoc per fare delle cose. Io con i gruppi Yahoo nel 2001 ci ho fatto un master, ci ho fatto un corso di perfezionamento a distanza. Cioè il gruppo della mia aula, del master, era un gruppo chiuso di 60 persone, tutor e docenti compresi, e ci serviva didatticamente per collaborare fra noi, quindi ognuno rispondere a tutti e sapere che tutti ricevevano il messaggio. Non solo, i gruppi Yahoo già prevedevano l'invio di allegati, l'invio di documenti, la condivisione di calendario, sono tutte cose che noi adesso chiamiamo 2.0, ma altro non sono che servizi singoli assemblati e utilizzati da molte più persone. Dov'è il lato social di questo? Il lato social di questo è adesso con 2.0, basta aprire l'account, basta acquisire gli amici e oramai quasi tutti i servizi. Che so. Mi ha risposto anche lui, no, cioè. Lui segue 12.000 persone nel mondo, tra cui 14, sono persa. Allora, non so perché se la... poi c'è Luca Conti, mi ha risposto anche Luca. Mi ha risposto, Scott in realtà non è che ha risposto spontaneamente, lo devo dire, gli ho mandato un messaggio diretto, in effetti in inglese spero, mi ha non rispondeva, a cui ho detto, sto facendo la risposta italiana al video di ProVlogger, puoi fare un reply con rispondi Kate con scrivi why you love Twitter. Tempo 3 secondi esatti, vi giuro 3 secondi esatti, in 3 secondi mi è arrivata la risposta di Scott. È una parolaccia, che lì la socialità della cosa è il fatto che ci siano le persone dietro, ci fosse un bot dietro non mi rispondeva neanche. Tanta gente tra i nostri amici italiani mi ha snobbato completamente. Tanta gente mi ha risposto in reply con messaggi diretti dicendo che no, non mi rispondeva. Tanta gente ha semplicemente evitato di rispondere. Quello che state vedendo è una raccolta di 120 risposte, 120 persone singole che hanno risposto alla mia domanda rispondendo e dicendo che stavo messo il contrario. No, anche perché ad un certo punto Stefania non c'era, ad esempio, avrei voluto la sua risposta, peccato la giornata in cui Stefano era... Sì, perché è stato strano, non è così bella, infatti ad un certo punto ho detto, adesso se Gigi, Stefano e Giuseppe Granieri, non so quante altre, non ti risponde, bello, perché c'è almeno gli amici, poi però, no, di là di questo, è simpatico il video perché fa vedere tante risposte, ma cioè, ho voluto fare proprio per farvi vedere come c'è dietro la persona. Ogni tecnologia, più o meno avanzata, 2, 3, 4.0, eccetera, non serve a nulla se non è utilizzata dalle persone, ma se non è utilizzata dalle persone con uno scopo. Cioè, qual è lo scopo comunicativo di usare Twitter piuttosto che la mailing list su Yahoo o una mailing list autoprodotta che semplicemente mi mette in CC le persone a cui voglio mandare la mail? Anche
quello è social, socializzo con altre persone, comunico. Lo scopo dov'è? Questo è quanto vi voglio raccontare. Perché vi racconto questo? Perché tante volte su Twitter accade, è accaduto in passato, che lo si prenda come uno strumento ad uso privato, per cui ci sono state anche delle litigate, se ne ricordate, su la quantità di messaggi da inviare. Ora, lo strumento è gratuito, non c'è nessuna regola d'uso che mi limita quanti messaggi, non vedo perché io Catevo devo dire a Felter non mandare più di 10 messaggi, lo uso io, lo uso tu. Certo. Specialmente su Cookie Mavulti, dopo un Teobi vinto ingiustamente dalla Illusion, non potevo. Però scegliamo di seguirlo, di non seguirlo. Utilizzare uno strumento del genere non vuol dire starci attaccati 24 ore su 24 per farsi i fatti di tutti, ma sapere che nel momento in cui lo accendo ho tot persone, da 1 a, io nel caso mio, 700 possibili, che potrebbero essere online in quel momento, con cui si può parlare, a cui si può segnalare qualcosa, da cui si può avere una risposta immediata ad una questione che cerchiamo di risolvere. Utilizzo banalissimo di Twitter, che tutti facciamo e che ha dato i suoi frutti. Io non lo faccio, perché se lo fate liberamente si può fare. Non sono un tipo che quando accendo Twitter vado a leggermi tutti i messaggi della giornata. Penso che nessuno lo faccia, è da pazzi farlo, però sapere che c'è un canale sempre aperto con cui quelle tot persone possiamo comunicare e quindi passare conoscenze, informazioni, semplicemente condividere uno stato d'animo è il valore aggiunto del 2.0. Cosa lo differenzia dalle mailing list di Yahoo? La differenza è che quando, ecco, ricordo che le utilizzavamo tantissimo, anche lì ovviamente sono stata, diciamo, eletta Miss Mailing List dell'anno in quel momento, certo, scherzando, però era una di quelle che interagiva di più. Perché? Perché rispondevo a chiunque postasse qualcosa con novità, aggiungevo, commentavo. In realtà eravamo pochi a fare, in un gruppo di 20 corsisti, i 3-4 social, eravamo 3-4, gli altri man mano hanno un ruolo diverso, fino ad arrivare ai puri Larker che leggono e Larker che proprio non gliene frega nulla, stavano nella mailing list, ricevevano le mail e le cestinavano senza aprirle. Capita anche con Twitter, tutti gli altri strumenti che utilizziamo. Questo è un po' quello che vi volevo raccontare, cioè, dunque dov'è? La persona che c'è dietro che utilizza uno strumento per comunicare. Con noi comunichiamo qualcosa, io non capisco, anche se c'è un perché anche in quello, i gruppi chiusi che si sono creati, avendo più o meno sotto naso l'utenza italiana, diciamo, di Twitter o la gran parte, io ogni tanto osservo, non partecipo, osservo cosa accade nelle notificazioni. Cosa accade? Accade che c'è uno strumento che permette un molti a molti a numeri liberi, per cui non c'è limite di followers, non c'è limite di following. Ovviamente poi si determina il numero sulla base delle proprie esigenze, dei propri contratti, eccetera. C'è chi ha un numero che si bilancia 100 a 100, 100 in entrata, 100 in uscita, o che si discosta di una ventina di unità, per cui è anche comprensibile che ne seguo 100, mi seguono 80, però è una media di persone, di contatti che in entrata e in uscita a cui rispondo e mi rispondono sapendo che siamo in comunicazione entrambi. Ci sono dei cosiddetti dei cluster, dei gruppi minuscoli fatti da persone che sono seguiti da X persone, 200 contatti, seguono 20 contatti. Il fatto di seguire 20 contatti vuol dire che dei 200 che ti leggono, secondo me non te ne frega nulla e ci può anche stare, però non ha molto senso raccontare le proprie cose volutamente a 20 persone sapendo di essere letto da 200. Cioè, secondo me una discrepanza, questo non è più mia. Intervallo.